Allora, il tir presenta delle trappole. Ed è la ragione per cui il tir rispetto al van e rispetto all'IR è, diciamo, lasciato a quelle strutture dove hanno personale competente che può permettersi di passare giornate a discutere del tir e soprattutto sa cosa sta facendo. Quindi il piccolo imprenditore ha due modi: o utilizza l'IR oppure voi come fareste per recuperare il van? Voi avete tre progetti di investimento diversi. Potete utilizzare l'IR, però non vi piace perché Tomasini vi ha detto che solo il 12% dei financial manager lo utilizza e avete paura che se lo presentate ai vostri soci vi dicono: ma tu sei matto. No. Sapete che tutti utilizzano il van e il TIR. Allora il TIR non vi sentite sicuri perché c'ha queste trappole, queste quattro trappole. Voi non vi ricordate bene il corso di finanza aziendale, poi tutto è troppo complesso, la vita deve essere semplice, bla bla bla. Insomma, il TIR non volete mischiarvi col TIR. Scegliete il van. Però nella vostra astuzia, nell'astuzia dello studente che ha studiato finanza aziendale, astuzia, astuto lo studente. Io adesso frego Tomasini. Come faccio a fregare Tomasini utilizzando il van? Io ho tre progetti di investimento da presentare ai miei soci. Il tiro non ci posso andare, l'IR no perché ho paura che mi dia del matto, il tiro ho paura che mi fregano i miei soci, tempo di recupero lo calcolo di notte quando ho le crisi di panico, c'ho il van, però il van sappiamo benissimo che ha dei problemi, c'è qualcuno di voi che minimamente ha un'idea di come fare a fregare Tomasini e i vostri soci, o i vostri clienti, o... Qual è il problema del van? Che ha un valore assoluto. Quindi tre progetti di investimenti che hanno un van con degli investimenti diversi non sono paragonabili. E quindi investo gli stessi soldi. Se io faccio tre progetti di investimento che hanno tre investimenti uguali, allora posso paragonare i van. Cioè io investo 300.000 nel progetto A, 300.000 nel progetto B, 300.000 nel progetto C. Dopo il van è paragonabile, perché? Perché a parità di investimento ragiono sul van, quindi voi gli state rifilando di fatto un IR nascosto sotto mentite spoglie, perché è un van con degli investimenti che sono uguali. Ok? Quindi in caso di dubbio ci si rivolge al van. Nel caso ovviamente in cui gli investimenti sono paragonabili, oppure all'indice di redditività, cioè van fatto investimento iniziale. Mai visto un piccolo imprenditore calcolare il TIR? Primo perché non sa che esiste il sito di Damodaran. E poi perché il TIR abbiamo visto che diciamo avete delle macro in Excel o ve lo fate a manella e quindi bisogna fare quattro calcoli col telefonino e di solito il piccolo imprenditore non lo sa fare.